Oggi pasta di sale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi pasta di sale, uno dei video più visti del canale, rivisitato in forma nuova. A 9 anni di distanza dall'uscita del primo video, ho reputato necessario, specialmente in questi giorni in cui passiamo molte ore, tutte le ore della nostra giornata in casa, di riproporvi questa materia plastica per passare degli stupendi pomeriggi con i vostri figli. In questo video troverete metodo di fabbricazione, metodo di coloritura e di conservazione della pasta di sale. Quindi pollice in su, condivisione, e adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere la nostra splendida pasta di sale come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra super collaudata e bellissima ricetta della pasta di sale. Un bicchiere di farina 00. Per adesso vi do le quantità a bicchieri di plastica, questi qua. Poi durante la ricetta vi darò le grammature. Un bicchiere di farina 00, un bicchiere di colla vinilica, un bicchiere di sale fino da cucina e un po' d'acqua. L'acqua è l'unica quantità indefinita perché dipenderà dall'umidità delle vostre mani, dal calore delle vostre mani, da come e quanto velocemente impasterete. Quindi questa varierà e sarà aggiunta all'occorrenza per creare un panetto bello pastoso. Questo per la pasta base. Poi per colorare la pasta potete usare dei colori acrilici o delle tempere comuni, oppure, se li avete, dei pigmenti in polvere. Noi faremo entrambe le varianti. Cominciamo subito. Come prima cosa, in una ciotola versiamo il nostro sale e, dopo aver versato il sale, versiamo un pochino d'acqua. Non deve rimanere acqua alla goccia, cioè non devono rimanere pozzangherine, ma il sale deve imbibirsi tutto di acqua. Alcuni lo passano al frullatore per farlo diventare ultra sottile. È possibile fare anche questo, ma con un semplice passaggio di acqua e sale la granulometria diminuisce di molto. Il sale che ho messo dentro è 190 grammi. Adesso verserò anche la farina e vi dico quant'è in grammi. La farina è 100 grammi e piano piano comincio ad impastare i due elementi. Così li faccio unire semplicemente strisciandoli l'uno nell'altro. Il sale, facendo così, scioglie i grumi di farina e la farina assorbe l'eccessiva umidità del sale. Adesso è arrivato il momento di versare il bicchiere di Vinavil. Voilà! Ed esattamente sono circa 150-160 grammi. E cominciamo ad inglobare l'uno nell'altro gli elementi. Dapprima sarà tutto molto appiccicaticcio, ma poi si creerà un bel panetto. Potete lavorarla tranquillamente con le mani nude. Questa pasta non è assolutamente pericolosa. Potete fare questo lavoro anche con i ganci da impastatrice e la frusta elettrica, per intenderci. E voilà, dopo aver schiacciato e schiacciato, ecco tra le nostre mani il nostro candidissimo e friabilissimo e malleabilissimo panetto di pasta di sale, pronto per creare centinaia di creazioni. La mia pasta di sale non deve essere cotta, può essere non cotta, può semplicemente essiccare all'aria per 2-3 giorni a seconda dello spessore delle vostre creazioni. Lasciatela all'aria, magari coperto solamente con un velo per non far appiccicare la polvere, un panno di cotone per intenderci, e se avete la possibilità, adesso che è inverno, potete anche metterla vicino a fonti di calore, non a presa diretta, quindi a
40-50 cm da un termosifone, da un calorifero, ma non sopra, perché sennò si scioglie. Oppure potete anche accelerare il processo di essiccazione ponendola in forno a 40 gradi, non di più, 30-40 gradi, come se fosse una bella giornata d'estate, bella calda. In quel modo l'essiccazione procederà più velocemente, ma non sopra i 40 gradi, sennò la farina cuoce e cambia colore. Bene, a questo punto dobbiamo vedere come colorarla. Come vi avevo detto, abbiamo due possibilità. La pasta di sale si presenta innanzitutto bianca, però magari non è della tonalità di bianco candido in cui la desideriamo noi. Prendiamo un pizzico di bianco acrilico e mettiamolo al centro così del nostro panetto, e dopodiché con le mani non facciamo altro che impastare il tutto finché non avrà raggiunto il bianco desiderato. Possiamo ancora aggiungere colore, ma se impastate bene ne basterà davvero un pizzico, E guardate la differenza: questo è il bianco colorato in pasta e questo è il colore naturale. Penso che si veda, e ne ho messo solo un pizzico. Se la volessi ancora più bianca ne metterei ancora un po'. Quindi così con gli acrilici. Naturalmente con gli acrilici, e mettiamo qua il nostro panetto bianco, naturalmente con gli acrilici possiamo anche dare un tono di colore. Prendiamo un pochino di colore verde, qui contaminato col bianco, ma fa niente, e impastiamo il tutto. Voilà, ecco la nostra pasta di sale bella e verde. Guardate che bella, guardate che bella compatta, e comunque friabile, quindi molto ben lavorabile. E se nella lavorazione dovesse adesso, e alla fine poi vi dirò anche come lavorarla per il meglio. Come si vede, la pasta di sale è caratterizzata da questo suo essere un po' liscia, un po' cristallina. I cristalli di sale, per essere una bella pasta di sale, a mio avviso devono vedersi, se no diventa come una comunissima pasta di mais o una pasta liscia. Invece a me piace proprio questa porosità data dai granelli di sale contenuti all'interno. Se voi questa porosità non piace, basterà frullare finemente il sale prima di cominciare ad utilizzarlo. Metto un cucchiaino di pigmenti rossi, un goccino di acqua, e farò sciogliere da prima il pigmento nell'acqua. Poca acqua, perché sennò vi cambia la densità della pasta, giusto per fare sciogliere le polveri e per trasformarle appunto in un colorante a pasta molle senza grumetti. Ok, una volta sporcata la ciotola, prendiamo la nostra pasta di sale, tuffiamola dentro e coloriamola. I pigmenti adesso rilasceranno tutto il loro potere colorante. E voilà, come vedete, anche coi pigmenti viene bellissima. Ovviamente, se invece volete lasciarla bianca, la pasta di sale può essere dipinta anche successivamente a creazione essiccata con gli acrilici e poi protetta con una vernice tipo Vernidas, una vernice che lasci un bello spessore trasparente e lucido, anche una vernice per acrilici lucida. Ed eccola qua la nostra bellissima, morbidissima e divertentissima pasta di sale. Lavoratela come qualunque pasta modellabile, sia con stampini che a mano libera, per le vostre creazioni e per passare così in maniera allegra con i vostri piccolini questi lunghi pomeriggi invernali a casa. E adesso vi faccio vedere così come conservarla. Basterà della semplice pellicola trasparente, separandola colore per colore, avendo cura di sigillarla. La potete riporre
all'interno di scatolini e lei così dura, ma dura non più di 7 giorni. Se la modellate, dopodiché fate delle creazioni. Non vi consiglio di modellarla per smontarla e rimodellare altre cose. Non è una sorta di plastilina, è una pasta per creazioni. Quindi, così conservata, potete lasciarla o a temperatura ambiente oppure all'interno di una scatolina nel frigorifero e lei durerà tranquillamente. Bene, buon divertimento, modellate il mondo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Che bella, che morbida e che versatile questa pasta di sale! Divertitevi a passare pomeriggi spensierati e colorati di creatività con i vostri figli. Questo è il mio contributo a tutti voi per far sì che i bambini rimangano il più possibile occupati utilizzando dei materiali innocui e che stimolino la creatività, quindi che coadiuvino il processo creativo ed intellettivo. Se questo video vi è piaciuto, ve l'ho già detto, pollice in su, condivisione, venitemi a trovare su Instagram e sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e vi aspetto tutti anche su Facebook. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!